ha vinto il più forte. Io ci ho provato, forse era da azzardare il 54, perché gli ultimi 100 metri ero rimonta su Peter, ma non avevo più metri di rapporto. Però vabbè, non è che ho perso per poco, ho perso per tanto, quindi vabbè, è andata così. Comunque sono contento, perché sono un po' in calo di condizione dopo Croazia e Giro, insomma 40 giorni di corsa in 2 mesi si fanno sentire, adesso un po' di riposo ci vuole. In ultima salita un'attacca di Michael Matthews? Sì, ci siamo sganciati, eravamo là, io ero con Peter, adesso non so cosa è successo, so che erano 8 davanti, ma ero io, Peter e Degenkolb a 20 metri, quindi no, era logico che qualcuno provasse l'azione, ma era troppo veloce il percorso per arrivare da soli.